Professor Volpi, 70 anni della Costituzione italiana, è ancora attuale questa carta costituzionale? Ma assolutamente sì, ci sono alcuni principi fondamentali che non solo sono attuali, ma hanno ancora bisogno di essere pienamente realizzati. Pensiamo già all'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E lo spazio che viene riservato alla dignità del lavoro, alla tutela del lavoro. Pensiamo al valore della persona umana, dei diritti fondamentali della persona, si discute molto per esempio di diritti civili in questo periodo, è molto importante che ci sia questo fondamento nella Costituzione. Pensiamo al principio pacifista, la divisione dei poteri, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, tantissimi principi che hanno ancora valore. Dirò di più. Io ritengo che anche le regole che riguardano l'organizzazione costituzionale nel loro insieme delineano un quadro ancora convincente. Hanno bisogno di qualche aggiornamento, ma di aggiornamenti puntuali. Dio ci guardi dalle grandi riforme che poi vengono respinte regolarmente dal corpo elettorale. No, ci vogliono aggiornamenti puntuali e omogenei. Ecco, quali in particolare, visto che i tentativi di riforma sono stati tanti nel corso degli ultimi 20 anni? Guardi, se posso esprimere un'opinione personale, ovviamente ritengo che sicuramente bisogna in qualche modo rivedere il bicameralismo perfetto, non nel modo in cui lo faceva l'ultima riforma costituzionale, che creava un senaticchio composto da persone non elette dal corpo elettorale e che aveva competenze anche molto confuse che potevano anche creare una forte conflittualità con la Camera. Ma sicuramente quello è un aspetto da rivedere, così come si possono introdurre elementi di razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Ad esempio la sfiducia costruttiva, si può far cadere il governo soltanto se c'è una maggioranza che è in grado di proporre un nuovo Presidente del Consiglio, o ad esempio prevedere che non ci sia necessariamente il voto di fiducia iniziale, per cui si può costituire anche un governo di minoranza che non abbia contro di sé però la maggioranza, che sarebbe tenuta a presentare una mozione di sfiducia. Qualcosa va rivisto anche sul titolo quinto, quello che riguarda le regioni. C'è stata la riforma del 2001 che ha creato qualche problema, ci sono alcune cose da sistemare anche lì, ma tutte queste cose andrebbero fatte con leggi costituzionali distinte, precise e settoriali, diciamo così, non con una grande riforma che mette insieme cose molto diverse e che poi corre il rischio di essere respinta. Presidente Miele, allora 70 anni della Costituzione italiana, quanto è attuale questa carta costituzionale? Sì, sì, questa è una bella domanda, perché ecco, se, qui bisogna distinguere, perché la prima parte della Costituzione, quella dei diritti civili, quella sui rapporti civili, non solo è attualissima, mi permetto di dire, ma è ancora una Costituzione all'avanguardia fra gli stessi paesi occidentali, perché ecco, bisogna anche contestualizzarla, la nascita della Costituzione. È nata in un periodo in cui c'era tanta voglia di affermazione e di riconoscimento delle garanzie dei diritti civili, che veramente i nostri padri costituenti sono stati ispirati dallo Spirito Santo, come nel conclave quando si sceglie il Papa, perché hanno scritto ecco, delle pagine memorabili. E veramente nascono da e hanno saputo, come dire, collocare nella nostra carta costituzionale dei valori stupendi, nati poi da una sintesi culturale anche, che storicamente anche qui va collocata, perché sono finiti nella nostra Costituzione una sintesi perfetta di valori cristiani, di valori sociali e quindi anche di valori liberali. Quindi veramente nella parte dei diritti civili, quindi mi permetto di dire, è non solo ancora molto attuale, ma all'avanguardia. E a me fa piacere che oggi ecco, si celebri diciamo questa ricorrenza dei 70 anni dalla Costituzione, quindi 70 anni, ancora per la parte dei diritti civili, mi permetto di dire, è una Costituzione giovane ancora.
e mi fa piacere che l'uditorio oggi sia costituito anche da studenti, perché loro devono essere i veri testimoni, devono raccogliere il testimone come la nostra generazione ha saputo raccogliere il testimone, diciamo, dei costituenti. E mi piace ricordare al riguardo anche, prima di passare ad una seconda, a commentare la seconda parte, che invece dico avrebbe bisogno di ritocchi, ma di ritocchi avrebbe bisogno, non di stravolgimenti. E ecco, mi piace ricordare, con riferimento sempre alla prima parte, a quella dei diritti civili, ai valori, quello che disse Calamandrei nel famoso discorso agli studenti milanesi del 1956. Ecco, se qualcuno mi chiede dove è nata la nostra Costituzione, è nata, diciamo, intanto ci sono le voci del nostro risorgimento, della nostra storia, perché, come diceva un famoso costituzionalista, la Costituzione è un romanzo, veramente riesce a, come dire, a raccogliere la storia di un popolo. E quindi veramente Calamandrei diceva, se qualcuno mi chiede, agli studenti diceva, se qualcuno mi chiede dove è nata la nostra Costituzione, è nata, diciamo, dove sono morti i partigiani, dove chiaramente hanno combattuto per queste libertà, per questi diritti. Quindi ecco, noi abbiamo anche la grande responsabilità di trasmetterli alle future generazioni e di trasmetterli anche con la sensibilità, con l'attenzione che come i costituenti ce l'hanno trasmessa a noi.